All'inizio degli anni 70, dopo la decada degli anni 60, l'idea di sinistra, attenzione, non di partiti, sto parlando dell'idea di sinistra, cioè l'idea che dice il bene comune va rimesso nelle mani dei tanti e gestito da pochi per conto di tanti e nell'interesse di tanti. Questa idea, che questa è l'idea di sinistra, è la sinistra, dopo 200 anni di rivoluzioni era riuscita ad arrivare al suo compimento storico maggiore, dopo gli anni 60, inizio anni 70, veramente in America, è una storia poco raccontata, ma l'America era a quei tempi uno dei paesi più di sinistra, forse del mondo occidentale, in America, in Europa, gli stati sociali, il welfare, il socialismo, il trionfo del socialismo, ma anche nel terzo mondo. E anche questo non se ne parla molto, ma nel terzo mondo non c'era una ventata di comunismo, Nixon e Kissinger dai documenti declassificati che abbiamo sapevano benissimo che c'era una ventata di socialismo democratico, quindi anche nel terzo mondo questa idea di sinistra si stava affermando in maniera strepitosa, bene, era arrivata al punto in cui all'inizio degli anni 70 la sinistra, questa idea di sinistra, stava quasi veramente per dichiarare di aver conquistato la storia. Questo andava affermato. Le élite che per 3.000 anni avevano dominato e che per 200 anni avevano progressivamente subito delle perdite sempre maggiori fino ad arrivare a questo apice degli anni 70, decisero in quel momento di riprendersi il potere. E lo decisero precisamente, in una data precisa, in un momento preciso. Siamo nell'agosto del 1971, quando la Camera di Commercio degli Stati Uniti d'America decide che è il momento di riportare in auge il potere dell'elite, delle destre economiche internazionali e distruggere per sempre la sinistra dopo 200 anni di vittorie.